lavoro di tanti volontari, c'è il lavoro ovviamente di Adolfo Barone, c'è il lavoro dei nostri amici, il trio mitico delle Bermuda. Tre moschettieri. Ma adesso iniziamo però con qualcosa di importante, o no? Sì, allora intanto vogliamo ringraziare i padri. Si blocca l'età anagrafica, una piccola magia. Comunque posso, aspetta, voglio dire una cosa, io vi devo ringraziare, a me però manca ancora una cosa di fare a Capuri, che non ho avuto tempo, domani voglio farla. Voglio andare prima della presentazione della serata che facciamo qui e invito i turisti a fare sempre così, senza dare fastidio, di sentire quello che io chiamo il concerto di Capuri. Il concerto di Capuri consiste nell'andare nella parte vecchia verso il castello, in silenzio, di camminare e sentire i suoni di questo paese. Che c'è la signora che gira la minestra, che c'è la televisione al primo piano, che c'è il bambino che strilla, e tutto questo è valorizzato dalla verità di questo piccolo borgo. E il concerto di Capuri, io vi dico grazie. Le tradizioni, Gianluigi, qui vengono esaltate non soltanto dalla bellezza del posto, ma delle persone che tornano, dalle persone che sono nate qui, che magari sono andate fuori, sono andate all'estero e che ritornano. E ci sono personaggi, come adesso un personaggio che andiamo a presentare, che ha una storia veramente, veramente bella, perché lui si è definito tanta roba. Sì, perché io gliel'ho chiesto prima, proprio prima di salire sul palco, ma musicatore o musicantore? Perché c'è una differenza, Gianluigi. E lui me l'ha spiegata. E lui me l'ha spiegata, lo vogliamo chiamare? Chiamiamo. Fulvio Cama. Eccolo, facciamo un applauso perché ci porta nelle bellezze del passato abbiamo sempre con noi. Ci porta in una storia magica, una storia che voi conoscerete sicuramente, i Bronzi di Riace, una scoperta incredibile, una scoperta datata 1976, cioè 72, ed è praticamente, la racconti in musica. Stiamo portando un poco in scena e le prossime tappe sono il 27 di agosto a Pizzo e il 24 al Teatro Verdi di Padova. Vogliamo dire che però tu hai attraversato il Sud America, eh? Uruguay, Brasile, come ti hanno accolto? Mi hanno accolto perché lì la nostra gente è partita dal centro del Mediterraneo, spandendosi un po' in tutto il mondo, come se fosse dalla punta di un compasso che si allarga sempre di più. E quindi abbiamo la fortuna di avere dei nostri fratelli un po' in tutto il mondo, e quindi la comunità calabrese è presente dappertutto. Quindi radici e tradizioni ben salde esportate in tutto il mondo. Sentiamo questo omaggio ai Bronzi di Riace, Fulvio Cama. Anzi, questo mio ringraziamento brevissimo che mi è stato chiesto di fare lo voglio dividere in tre parti. Il primo, voglio ringraziare voi pubblico che siete qui splendidi stasera a Capuri. E il secondo lo voglio fare ai Bronzi di Riace perché sono le statue più belle del mondo. E l'ultimo, la parte finale di questo intervento, lo voglio dedicare a una sorpresa che è accaduta quest'anno, è accaduta nella nostra terra, ma tutto il mondo ha saputo di questa cosa e noi, come al solito, viene qui da noi a Capuri. Noi dobbiamo andare veloce perché abbiamo tantissimi ospiti, quindi attenzione perché adesso andiamo in un argomento che è caro a te e caro anche a me, che è quello, diciamo, l'errore giudiziario. È ambientato, innanzitutto il nostro ospite, chiamiamolo Roberto Genovesi, vediamo direttore. Se il direttore di Rai Libri. Direttore di Rai Libri, Roberto Libri. Genovesi, direttore anche, no, questo non lo dobbiamo dimenticare, direttore The di Cartoon. Un prestigioso festival internazionale dell'animazione. Fresco di compleanno, 6 agosto, un ragazzo, vediamo il microfono. Diversamente, ragazzo, diversamente. Comunque, la cosa importante è che Rai Libri, io lavoro a Mediaset, però le realtà storiche bisogna darne atto, Rai Libri è un pilastro della Rai ed era in difficoltà. Lui è uno scrittore, ha lavorato tanti anni all'ASCA come in capo del redattore di diverse redazioni, scrive libri, ha preso in mano Rai Libri, che era, non voglio dire un carrozzone, che però aveva delle difficoltà, aveva delle fatiche,
vedete, non dice né sì né no, e ha fatto delle nuove collane. Collane importanti, quale noi tutti chiamiamo i libri. I libri sono come Kakuri. Kakuri crea indipendenza grazie ai neuroni e dipendenza, perché poi, come il dottor Gratteri, siamo sempre qui a incontrarci. Il libro è un libro importante, è un libro ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale. C'è un incontro a Roma tra Mussolini, che si prepara perché deve incontrare il suo alleato. Nessuno, anche perché tanti vengono in questo piccolo borgo anche da lontano, dalle Puglie, dalle regioni limitrofe, grazie agli sforzi della comunità, dell'Accademia dei Caccuresi. Io volevo anche ringraziare la dottoressa Antonella Cauteruccio, dico grazie perché la direzione della generale, la direttrice generale che si occupa di turismo della regione Calabria, e la regione ci dà una mano e capisce e condivide con noi questo importante e ambizioso progetto. Ho detto tutto? Direi di sì. Adesso abbiamo abbiamo un altro caro amico. Adesso abbiamo un amico di tutti quelli che credono nell'informazione, appunto, indipendente, nell'informazione libera. Allora, prima di anticipare, perché ci sono i nostri amici che adesso devono sistemare un attimo la scenografia, noi vogliamo dirvi che stiamo per assistere a una versione concentrata, ridotta, ma molto molto efficace di questa pièce che già il titolo spiega tutto. Titanic, ovvero il pianeta affonda ma l'orchestrina continua a suonare. Uno spettacolo teatrale di Corrado Formigli e Stefano Massini, ed è da decenni, vero, sulla Sila quest'anno, quest'ultimo inverno. No, tra l'altro, questo è una cosa da tenere a mente. Siamo dentro cambiamenti epocali che dobbiamo affrontare. Noi stasera faremo con Stefano uno spettacolo per cercare di sensibilizzare, e soprattutto uno spettacolo dedicato ai giovani, ai ragazzi. Mi è nato un bambino 6 mesi fa, pensate. Che è qui con noi. Sì, che è qui con noi. Siamo al quarto. L'ha portato a Kakuri, per la sua signora. Non è una novità, è il quarto, però diciamo comunque, però è impressionante perché uno inizia a pensare che cavolo di mondo. Ma sai, c'è Corrado, che alle tematiche... Sai, noi in qualche maniera Gianluigi l'abbiamo un po' sfangata, no? Nel senso, ci piglieremo una botta di caldo in più, ma insomma, in realtà... Le tematiche climatiche, sai che sono più attenti i ragazzi che gli adulti. Sì, ma noi li deridiamo, noi ci danno fastidio se protestano, noi vorremmo che protestassero in punta di forchetta, col tovagliolo, con le posate messe bene. Cioè, quest'idea che la protesta dei ragazzi debba piacere ai grandi è una cosa inquietante, scusate. Cioè, queste sono proteste, se faranno come cavolo vorranno, se faranno dei reati, se ne assumeranno le responsabilità, come è sempre stato. E abbiamo il dottor Gratteri, che ho già visto che sta chiamando gli amici della finanza, dell'armata. Vi saluto con grande affetto perché è sempre, diciamo, stato nelle nostre trasmissioni una punta di diamante, insomma. Quindi, un sacco di volte. Come no, tra l'altro ha fatto l'esordio di 100 minuti, che è la nostra ultima creatura, con un successo strepitoso, e il dottor Gratteri era lì con noi, insomma, quindi, insomma, non lo ringrazieremo mai abbastanza che non è stato possibile intervistare. Io ho un sacco di voglia di vedere. Siete pronti? Sì, noi siamo pronti. Ora c'è Stefano qui dietro, adesso ci prepariamo, e soprattutto c'è un'orchestra straordinaria, che è l'orchestra multietnica di Arezzo, senza la quale questo... Possiamo presentarli, ragazzi? Come no? Allora, Massimo Ferri, che lo vedete allo strumento, al basso. Poi ci abbiamo... lui è nuovo, lui è esordiente, perché... Esordiente lui perché Luca Roccia Baldini, che ha fatto tutte le serate, è andato in vacanza. Ti presenti da solo. Saverio Zacchei. Bravo Saverio, complimenti per i baffi. Mare Tahirai ai violini, perché c'è pure elettrico, anche. Che bellezza. E Tazio Aprile le tastiere, quindi senza di loro questo spettacolo non si può fare, insomma. Diventa una tournée, come funziona? Abbiamo fatto questa qui, è la decima serata che facciamo, abbiamo girato tutta Italia, abbiamo scoperto un'Italia
magnifica, magnifica, generosa, appassionata. La cosa sorprendente è quello che poi alla fine, se tu dai un'alternativa alle persone dal fatto di stare davanti a rincoglionirsi davanti a uno schermo di un computer o di un telefonino, la gente risponde, le persone si muovono, e questa è la dimostrazione. Ma tutte le piazze, nord, centro, sud, che abbiamo fatto, si sono riempite di persone che vogliono capire, che vogliono conoscere, anche parlare dopo lo spettacolo. Quindi è stata un'esperienza per me nuova, perché vedere le persone in faccia così e poterci parlare dopo, per me è poi una botta di emozione. Gianluigi è un grande televisivo, ma vedere le persone in faccia è un'altra cosa rispetto alla lucetta rossa, no? È diverso, semplicemente è diverso. Mi mancava, sono felicissimo di averlo fatto. Non ringrazierò mai abbastanza Stefano Massini, che è uno straordinario autore, che mi ha coinvolto in questa avventura. Ottimo. Vi lasciamo ci vediamo tra pochissimo. Nell'anno 1913 una nave stava per essere costruita in Gran Bretagna. Una nave stranissima, mai vista. Una nave con 36 caldaie a carbone e 17 soffioni in grado di spingere il calore prodotto da quelle caldaie a carbone tutto intorno alla nave, come un gigantesco foam galleggiante sull'oceano, che sarebbe stato in grado di riscaldare tutto intorno, il mare, da prua fino a popa. Perché qualcuno dovrebbe inventarsi una nave in grado di alzare la temperatura tutto intorno di 15, 20, 25, 30 gradi Celsius? Beh, la risposta sta in quello che era accaduto un anno prima, nell'aprile del 1912, quando un'altra nave era affondata al largo di Terranova, il Titanic della White Star Lines. Il Titanic aveva tracciato negli ultimi anni, è sempre negativo, è ciò che era prima era migliore. Io credo che per esempio i social, il web, i blog, gli influencer abbiano migliorato molto le cose, perché la capacità di comunicare su larga scala certe verità, certe cose non dette, sia veramente molto importante. Ecco, io credo che quando tanta gente, no, Corrado, alla fine degli spettacoli ci scrive dicendoci queste storie non le conoscevamo, io credo che la responsabilità non soltanto di chi scrive online, ma di chi scrive sui giornali, la responsabilità di ciascuno di noi sia quella di raccontarle queste storie. Allora dico sempre, lo dico anche stasera, che se ciascuno di voi che è qua stasera prenderà l'impegno morale con se stesso di raccontare a qualcuno, a un familiare, a un amico, a un collega, anche soltanto una delle storie che ha sentito stasera in questo spettacolo, forse c'è davvero la speranza che il mondo cominci a cambiare. Facciamo un bel applauso. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Durante lo spettacolo di Corrado Formelli mi ha fornito, come possiamo dire, un vero e proprio assist quando ha parlato di quelle che per un giornalista a volte sono domande scomode, sono domande che non sempre si ha il coraggio di fare, perché sto per presentarvi una persona, una giornalista, una blogger, un'opinionista, una scrittrice che davvero non ha mai paura di fare domande scomode. Selvaggia Lucarelli. Selvaggia, benvenuta. Buonasera. Ciao, ma dov'è Nuzzi? Nuzzi... Cioè, sono l'unica che non presenta questa sera, e come mai? Lo trovo molto scortese. Gianluigi, dove sei? Mi offendo, scusami, No, sono venuta qua da Milano, arrivo, ho attraversato la Sila, eccetera, e poi si rifiuta di...
di presentarvi, vabbè. Allora, cioè, ha intervistato assassini condannati a 20 anni di carcere, non intervista me, vabbè. Prego, allora, intanto, sento un certo imbarazzo. Intanto ti fidi di me, io non sono così buona. Allora, intanto cominciamo, insomma, appena abbiamo detto graffiante, tagliante, eccetera, e nelle tue mani sono finite, diciamo, delle inchieste giornalistiche piuttosto forti, come quella di Ferragnes. In effetti hai dato tu, come dire, il via a quello che poi è stato, insomma, il Pandoro Gate. Da dove sei partita, Selvaggia? Perché avevi una così forte antipatia per Ferragnes? No, guarda, già è una domanda posta molto male. Che c'entra l'antipatia con inchiesta giornalistica? No, sentivo. Non è un modo giusto di porre una domanda. No, sentivo, non è una questione personale, perdonami. Sentivo nei tuoi commenti spesso sui blog, insomma, comunque. No, fatemi capire, allora io sono arrivata qui con grande amore il 9 agosto in Calabria, rinunciando alle mie vacanze, e vengo qui, allora mi ritrovo, salgo su un palcoscenico felicissima, perché davvero erano anni che non venivo in Calabria, e mi ritrovo il conduttore che non mi presenta, e la conduttrice che descrive la mia inchiesta come una sorta di questione personale di antipatie. Capisci che questo è un modo di svilire il lavoro di inchiesta? Te lo dico con estrema serenità. Però capisci, non l'avresti mai chiesta a qualcun altro, e ti è antipatica quella persona. È un'inchiesta che ha portato a una multa, fammi finire, a una multa dell'antitrust. Non credo che l'antitrust stessa antipatica a Chiara Ferragni. Credo che sia. Ma perché la chiami antipatia? E poi che c'entra Fedez? Ho sentito nel tuo blog una certa. Ma che c'entra Fedez? Stiamo parlando di Pandoro, stiamo parlando di una multa dell'antitrust che purtroppo è toccata a Chiara Ferragni, perché c'è stato un problema di pubblicità ingannevole nei confronti dei consumatori che sono stati ingannati, che hanno comprato un Pandoro pensando che il ricavato di quella vendita andasse in beneficenza. Mi sembra che questa sia qualcosa che va al di là dell'antipatia. Assolutamente al di là, però sai, comunque leggendo le tue anche... Posso? Prego. Perché Fedez adesso è finito, secondo giustamente quello che è successo, effettivamente c'è il declino dei Ferragnez, è evidente, siamo arrivati alla separazione, lui probabilmente, come hai detto, andrà a sgusciare le vongole, qualcosa del genere. Non so a cosa ti stai riferendo. Guarda, l'ho letto qualche minuto fa. Ma non ho capito, è un'imboscata questa? No, perché dai, sinceramente non capisco. Sorridi, ma è un atteggiamento passivo-aggressivo questo del continuare a sorridere. No, non riesco a capire cosa c'entri Fedez in questo momento. Ritorniamo al basso. Vabbè, io credo, signori, io sono molto felice di essere qui, però non mi sembra che l'accoglienza sia degna di questo. Diciamo così, grande sacrificio fatto veramente con entusiasmo, perché io dovevo andare in vacanza e questa è l'ultima data di presentazione del libro, l'ultima, fammi finire, no, visto che sai, sono salita sul palco, mi ha trattato fino adesso come una cretina, allora ti rispondo. Io sono venuta qui, ripeto, partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze, solo e unicamente per venire in Calabria, perché altrimenti io sarei partita il 7, quindi 2 giorni fa, sì. Sono venuta, stamattina sono uscita di casa alle 6:30 della mattina da casa per venire qua, ho preso un aereo, sono stata qui 6 ore, sono stata 3 ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me, di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok? Quindi ringrazio il pubblico, no, scusami, Vittoriana, ringrazio il pubblico, torno il prossimo anno, torno molto volentieri il prossimo anno, spero che l'accoglienza sia un po' diversa, grazie Mara. No, ma non voglio fare la diva. Io sono venuta non voglio fare la diva, ma non accetto di essere trattata in questa maniera. No, non dovete fischiare me, ma non è dovete così. Fischiare di me quanto in questa maniera. Perché vi garantisco che lavorare ed essere accolti in questa maniera, ed essere accolti. No, antipatia e Fedez sgusciare le vongole. Io sono venuta qui a parlare del mio libro. Sono venuta qui a parlare di un. No, non ci devo stare. Sono venuta a parlare di un'inchiesta e del mio libro, va bene? Questo trattamento non mi piace. Grazie, bene. Buonasera. Selvaggia, stai con me, Selvaggia! Thank you.
ci volevamo parlare del condono ghetto, però non possiamo non poter dire non poter esprimere un'opinione. La mia è un'opinione, ma viva la libertà! Viva la libertà! E viva la libertà! Allora, noi adesso andiamo avanti con il nostro programma perché abbiamo un ospite importante. Bentrovato. Stato ritorno nella sua amata Calabria. Gli facciamo un bel applauso e io gli dirò sempre grazie. Ho tanti ricordi con il procuratore Gratteri, ho tanti ricordi importanti e ve ne dico solo due brevemente. Il primo è quando una volta ero in macchina con lui, andavamo sempre in maniera molto, molto lentamente per le strade della Calabria, e nei paesi la macchina indugiava ovviamente ai semafori e quant'altro, e ho visto le donne calabresi, le signore, le massaie, che quando riconoscevano la macchina del procuratore posavano le borse e facevano un applauso da sole. Ve lo posso dire che a me questa cosa fa piangere. E vi dico anche un'altra cosa, faccio una parentesi su quello che è successo poc'anzi. Io ho enorme rispetto per voi. Ho enorme rispetto per voi. E ho enorme rispetto per i miei figli. E se io prima non ero su questo palco è perché rispetto i miei figli, e chi manca di rispetto ai miei figli, io non ci parlo. E mi fermo qui, e vi assicuro che mi fermo qui, e mi sembrava il minimo sindacale fare quello che ho fatto, non stringere la mano a chi non stimo e che non apprezzo. Torniamo ovviamente. L'ultima volta che ci siamo visti lei era in attesa del trasferimento alla procura di Napoli e stava per lasciare una terra che lei ama, e è andata in un posto difficile, forse altrettanto complessa il territorio di cui lei si sta occupando. Ma in Calabria cosa ha lasciato, procuratore? Ma in Calabria intanto ci sono le mie radici, ci sono i miei affetti, le mie emozioni, un pezzo della vita, anzi la maggior parte della vita l'ho trascorsa qui, e quindi come posso faccio di tutto per ogni occasione buona per scendere in Calabria. A Napoli mi trovo bene, mi sono già inserito nell'ufficio, nel mondo lavorativo, i colleghi mi stanno conoscendo e quindi sta nascendo una grande squadra, ancora non è a regime, dico sempre... È la procura più grande d'Italia, sì, procuratore. Dico che ancora si può fare di più, possiamo lavorare di più, possiamo produrre di più, quindi è un continuo affinare la tecnica, l'ufficio, organizzare, è sempre un cantiere aperto. Ma che realtà ha trovato? Ma una realtà dal punto di vista sociale è una città molto colta. Napoli non si conosce da questo aspetto, intanto è la città dove si vendono più biglietti di teatro al giorno, più di Roma e più di Milano. È una città dove ci sono dei salotti letterari, filosofici, che non ci sono a Roma. Napoli è una città viva, piena ovviamente di contraddizioni, dal punto di vista criminale possiamo dire che ci sono tante camorre, da quelli che fanno le stese, cioè che per controllare questa piazza sparano ad altezza d'uomo, alla camorra in grado, che è molto ben addentrata nel mondo dell'imprenditoria, alla camorra molto evoluta nel dark web, la camorra in grado di lavorare bene nel dark web, prova ne è che abbiamo istituito, c'è una sezione specializzata
è composta da 4 magistrati che fanno solo questo tipo di indagini, cioè lavorare nel dark web, e questo ci ha reso molto, ad esempio, in una sola operazione abbiamo sequestrato 280 milioni di bitcoin trasformati in euro e sono già nel FUG, nel Fondo Unico Giustizia. Abbiamo sequestrato una banca online con sedi anche in Lituania, anche in Lettonia, con 6.000 clienti, lombardi, laziali, campani, e questa banca ha riciclato 3 miliardi e 600 milioni di euro. Perché l'epoca l'aveva già previsto tanti anni fa. Sì, noi sempre abbiamo cercato di pensare anche nei nostri scritti, nei nostri libri, nelle nostre riflessioni con il professor Nicasio, abbiamo sempre cercato di immaginare il futuro delle mafie, cioè dove ci portano le mafie, dove da qui a 5 anni, cioè noi cerchiamo sempre di pensare ad una programmazione, cioè a quello che dovrebbero pensare i leader, ad esempio chi governa dovrebbe pensare da qui a 5 anni l'Italia di cosa ha bisogno, no? E io penso, ad esempio, noi 7 anni fa, 10 anni fa sapevamo che in Italia oggi avremmo avuto bisogno, oggi abbiamo bisogno oggi di anestesisti, di radiologi e di chirurghi. Lo sapevamo 7 anni fa. Chi è stato ministro della salute 8 anni fa, 7 anni fa, 6 anni fa non ha programmato i numeri di specializzandi per queste specializzazioni. E quindi noi oggi siamo costretti a far arrivare medici dall'Albania o da Cuba, e non c'è un giornalista in grado di fare una domanda di questo tipo a chi è stato il ministro della salute. Va bene, allora io lo farei accomodare. Cosa dici? Il procuratore Gratteri che racconta il grifone. Chi è il grifone? Il grifone è un ibrido, è un animale ibrido, come sono ibride le mafie. La lascio con Gianluigi. E allora, grazie. Coppia, ormai quanti libri avete fatto? 23. 23 libri, col professor Nicasio. Il professor Nicasio è uno storico di mafie, di criminalità, vive in Canada, però loro si sentono, si scrivono, si mandano le copie via via dei libri che fanno. Questo libro, Il Grifone, amiche e amici, è un libro molto particolare. Hanno iniziato a scriverlo nel 2023, quando hanno iniziato a scriverlo avevano paura di scriverlo perché pensavano di essere troppo avanti, di non essere contemporanei. Perché? Perché nel Grifone si parla di come le mafie siano tecnologicamente avanzate, mentre chi lavora col dottor Gratteri, la polizia, i carabinieri, tutte le forze investigative non hanno avuto quella formazione data soprattutto dalla passione, per cui possono competere con hacker israeliani, rumeni, che sono in grado di fabbricare nel web situazioni tali che eludono le indagini. Facciamocelo raccontare dal procuratore. Quando si scrive un libro, Nuzzi questo lo sa, almeno il 50% di quello che si scrive deve essere inedito, no? Sto dicendo un'ovvietà, però ad esempio ci sono molti scrittori famosi che scrivono libri copiando col copia e incolla e poi ogni tanto si dimenticano di citare le fonti e poi vengono condannati con sentenza definitiva in Cassazione per aver copiato. E non diciamo chi. No, assolutamente. Ma noi sentiamo spesso miei colleghi o persone molto più importanti sopra le nostre teste ripetere a pappagallo che la polizia giudiziaria italiana è la migliore al mondo, senza nessuna esperienza. Lo dicono perché lo diceva Gratteri 6 anni fa, 7 anni fa. Io da 6 anni, 7 anni che non uso più questa frase, perché direi una bugia, perché non è più così, perché noi abbiamo perso questo know-how, perché la politica non ha saputo programmare ciò di cui aveva bisogno la polizia giudiziaria, le forze dell'ordine e la magistratura. Nessuno in questi anni ha programmato il futuro di questo paese dal punto di vista investigativo e giudiziario normativo. Perché fino a 6 anni fa lo dicevo?
perché io, girando il mondo con la mia polizia giudiziaria, noi su tutti i tavoli internazionali ci fosse il BKA tedesco, Scotland Yard, la polizia francese, il BKA, la DEA, l'FBI americana, l'RCMP canadese, tutte le polizie sudamericane. Noi davamo le carte su tutti i tavoli internazionali, anche davanti a 15-16 paesi del mondo contemporaneamente. L'Italia dava la linea, dava le carte. Oggi non è più così, perché noi oggi cosa sta accadendo? Gli hacker, le grandi organizzazioni criminali, i grandi cartelli internazionali, compresa la 'Ndrangheta, compresa la Camorra, compresa la mafia albanese, sono in grado di farsi costruire delle piattaforme, dei nuovi WhatsApp, dei nuovi Telegram per comunicare tra di loro con telefoni dedicati del costo di 4.000-4.500 euro a telefono, che durano 6 mesi e poi devono essere buttati, devono sostituire il software, e sono in grado di comunicare tra di loro. Noi non siamo riusciti a bucarne una. I francesi, gli olandesi, i tedeschi hanno bucato queste piattaforme. Ogni tanto ci chiamano e ci danno 20.000 file audio e ci dicono: sentite, e vi diamo il nickname, sentite se vi possono interessare, se ci sono reati. Là dentro c'è un finimondo, è una miniera. Ma per me, che faccio questo lavoro dall'86, è umiliante oggi farmi chiamare dal procuratore distrettuale, dal procuratore nazionale di Rotterdam, dire tieni 20.000 file audio. Così è ridotta in questo momento la punta avanzata dell'investigazione in Italia. Dottore, vogliamo dare dei numeri, scusi se la interrompo, sì. Diamo dei numeri, perché veramente rispetto a quello che si movimenta nel dark web e in queste piattaforme clandestine, le persone nelle forze di polizia che si dedicano, che hanno questa super specializzazione, si contano sulle dita di pochissime mani. Sì, allora, cosa sta accadendo? Noi abbiamo la polizia postale che è abbastanza avanti, perché ha una lunga tradizione di indagini, di questo tipo di indagini su internet, diciamo, parliamo di reati soprattutto a sfondo sessuale, per le fasce deboli, però il dark web è un'altra cosa, il dark web sono le viscere, è ciò che è sommerso rispetto a internet. Vorrei usare un termine improprio, ma non vorrei scandalizzare gli addetti ai lavori, ma voglio che i non addetti ai lavori capiscono. Voi immaginate internet la terra, il dark web l'universo. Vi dico, è un paragone improprio dal punto di vista tecnico, però questo per darvi l'idea dell'immensità, della vastità del dark web. Pensate che io oggi, con un telefonino, pensate che il telefonino che noi abbiamo in tasca è più potente del software che è stato utilizzato per arrivare sulla Luna. Io con questo telefonino, applicando un software, sono in grado di entrare nel dark web. Quando, ad esempio, il ministro Nordio dice dobbiamo tornare ai pedinamenti, io rispondo dicendo che io con questo telefonino, io entro nel dark web e ordino 2000 kg di cocaina senza andare più nella foresta amazzonica e spiego dove le voglio questa cocaina. Io sono in grado, entrando nel dark web, di comprare un bazooka, di comprare il corpo di una persona. Quindi chi mi devo predinare? Ma se poi Nunzi mi fa le domande sulle intercettazioni, vi spiego meglio la cosa. Quale domanda devo fare? No, perché le intercettazioni, allora partiamo dal dato dal quale lei ha accennato prima, procuratore. Lei ha detto che praticamente nell'operazione che avete fatto su quella banca, attenzione, la criminalità
aveva fatto una banca online clandestina dove c'erano tanti correntisti e lui ha fatto sequestrare 180 no, quella era no, 180 280 milioni di euro erano di Bitcoin. Trasformati... la banca 3 miliardi e 600 milioni. Esattamente, però poi nel fondo della giustizia quando la sentenza diventa definitiva possono essere spendibili. Ma quanto avete messo nel fondo della giustizia con questa unica operazione? Anzi, 280 milioni di euro. Quanto costano le attenzione, quanto costano le intercettazioni in un anno in tutta Italia? 170. Quindi lei ha già coperto un anno e mezzo, ci siamo pagati con questa operazione un anno e mezzo di tutte le procure da Siracusa ad Aosta. A proposito di costi. E allora qual è il problema? Perché si sbandiera la privacy, si sbandierano le cose? Adesso si sta incazzando. No. Ma quando fa così è come Carmelo Abate quando, a quarto grado, quando fanno così perché si stanno arrabbiando. No, prego, procuratore. E dobbiamo, vi dovete avere solo 5-6 minuti di pazienza perché la storia bisogna raccontarla bene. E attenzione, non è una cosa da poco. Perché non è una cosa da poco? Perché noi, statisticamente parlando, non c'è indagine di mafia dove là dentro non trovi il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, forze dell'ordine, magistrati, politici. E ogni anno aumentano sempre più le percentuali di indagati, di imputati, di condannati di queste categorie. Ed allora nessuno mi dice cosa volete fare di questi reati. Se intendete o meno farci utilizzare il Trojan, farci utilizzare le intercettazioni ambientali, cosa intendete fare? Perché dico questo? Perché a me pare che tutte le riforme fatte in questi ultimi 2 mesi fanno pensare che non si vuole mai, non si potrà mai più arrestare una persona che ha ricevuto una mazzetta di 200.000 euro. E facciamo un esempio pratico. Mettiamo il caso in cui questo parco sia un negozio di elettrodomestici, un negozio di computer. Il proprietario di questo negozio vende anche cocaina. Stasera c'è una festa in villa qua sotto. Entra un pubblico amministratore, entra un politico per comprare 100 grammi di cocaina perché deve allietare gli invitati. Mentre parla, perché sono amici, gli confessa una mazzetta di 200.000 euro, gli confessa una mazzetta di un motoscafo, di un appartamento, eccetera. È un'intercettazione ambientale in questo autorizzata per associazione di delinquenti e traffico di stupefacenti. Lui sta confessando una corruzione. Voi sapete che io questa intercettazione non la posso utilizzare per questo reato. E lui la farà franca, perché l'intercettazione, perché siccome per questo reato non è previsto l'arresto in flagranza, io non la posso utilizzare. Vi sembra giusto? Dopo mezz'ora entra un tossico per comprare 5 bustine, perché il tossico che fa? Vende 4 bustine per avere la sua gratis. Entra in questo negozio. Manco una bottiglietta d'acqua stasera mi avete dato. È andato tutto veloce. Entra, va bene, lasciamo stare. Entra, devono risparmiare, su di me devono risparmiare. Allora, entrano a questa. Ed entra questo qui con una bottiglietta, con una bottiglia di whisky. Io pensavo alla bottiglietta dell'acqua. Con una bottiglia di whisky. Con una guarda, bottiglia. Subito, grazie. Procuratore. Okay, grazie. Allora, entra con questa bottiglia di whisky. Il proprietario di questo negozio dice, ma dove l'hai presa? Questa bottiglia dove va in giro? Lui gli dice, l'ho rubata qua, nel supermercato qua vicino. Voi sapete che io questa intercettazione la posso utilizzare? E gli posso fare il processo? E gli devo contestare? Perché per questo tipo di reato è previsto l'arresto in flagranza. Quindi per quello da 200.000 euro la mazzetta di 200.000 non lo posso toccare. Per questo qui gli devo fare il processo. Perché c'è l'obbligatorio della reazione penale. Ma vi sembra questa una giustizia? Vi sembra questo il modo di operare? Ma perché?
E allora voi sicuramente quest'estate al mare o sulla Sila sicuramente incontrerete dei vostri parlamentari amici, e quando li incontrate, per favore, raccontategli: sai, l'altra sera c'era Caccuri, quel pazzo di Gratteri, che ci ha fatto questo esempio, mai possibile una cosa del genere? E vedete cosa vi risponde. Perché se si continua ad avere questo tipo di approccio, pensando di dire, di convincere l'opinione pubblica che noi in questo modo combatteremo, sconfiggeremo le mafie, vi dico di no. Io vi dico che dal governo di Migliore, dalla Cartabia ad oggi, abbiamo fatto solo riforme inutili che rallentano la procedura, che rallentano i tempi della fase delle indagini preliminari, che rallentano i tempi del processo, che tutte le riforme fatte dalla Cartabia ad oggi sono servite e servono a, non sono servite a tutelare le parti offese, perché spesso la parte offesa, immaginate le truffe ad anni dei vecchi, gente di 80 anni da sola, il truffatore a tre condomini e sa che il processo si può celebrare, si può procedere o meno solo se la vecchietta di 80 anni va a firmare, va a fare la denuncia. Altrimenti, e quindi con quale stato d'animo? Perché lo Stato non tutela quella vecchietta per la truffa subita? Quella vecchietta che vivrà altri 10 anni e deve stare con questo dolore, con questo bruciore, e vedere il giovanotto firmato e luccicante come un carretto siciliano che gli passa davanti e gli fa il sorrisetto da sfottò, ed io Stato devo sovraesporre quella vecchietta a denunciare o meno? E se sei questo un telefonino e si fa subito la copia forense, cosa vuol dire? Che l'originale rimane in un cellophane sigillato e io lavoro sulla copia per vedere cosa è la vita, cosa è accaduto, quali sono i rapporti, con chi si è relazionato, se ho riscontri a seguito anche dell'intercettazione telefonica. Nella riforma che si sta approvando è previsto che il pubblico ministero non può più sequestrare il telefonino, deve chiedere, e a me pare che già sequestrare il telefonino sigillato e fatta la copia forense, non mi pare, mi pare che l'indagato sia abbastanza garantito, no? Lo deve fare il giudice che impiegherà almeno 4-5 giorni, che anziché, ad esempio, nel frattempo, anziché fare sequestrare, farmi il provvedimento di sequestro, poteva fare un decreto di intercettazione o un'altra cosa. Aggiungiamo cose a cose. Benissimo. Quel GIP, mettiamo il caso in cui l'ID del mio telefonino ce l'ha un mio amico in Vietnam. Sa che può fare il mio amico nel frattempo? Con l'ID può svuotare l'anima di quel telefonino, il contenuto di quel telefonino. E poi con chi me la prendo io dopo 5 giorni su quel telefonino? Queste cose non ve le racconta nessuno. E l'altra perla, che l'ordinanza di custodia cautelare deve essere firmata da 3 giudici. La metà dei tribunali d'Italia è composta da 7 giudici penali. E allora facciamo un esempio: 3 giudici devono firmare l'ordinanza di custodia cautelare, un giudice fa l'udienza preliminare, me ne rimangono 3. E questo è il 90% dei tribunali che ci sono in Calabria, ad esempio. E allora rimangono 3. Mettiamo il caso in cui uno dei tre giudici sia donna ed è incinta, me ne rimangono 2. Cosa facciamo con 2 giudici? Non si può fare il processo. Allora il presidente del tribunale chiede al presidente della corte d'appello che venga applicato un altro giudice all'interno del distretto, che viene preso da un altro tribunale vicino, ma l'altro tribunale è nelle stesse condizioni. Si arriverà alla paralisi del processo. Oggi si stanno facendo riforme che voi gli effetti li vedete fra 2 anni, fra 3 anni, e però poi nel frattempo ci saranno altri. Perché il ministro, quando parla della separazione delle carriere, dice: no, ma nessuno, questo non passerà mai, perché ci sono io, garantisco io che nessuno farà passare sotto l'esecutivo il pubblico ministero.
con tutto il bene che le voglio, Ministro. Lei ha 73 anni, sicuramente farà il ministro per altri 20 e camperà altri 50 anni. Io le auguro 100, ma camperà 100 in base alle statistiche. In base alle statistiche lei vivrà, lei farà il ministro per altri 20 anni, ma tra 21 anni non ci sarà più lei come ministro, ci sarà un altro. E come farà lei a garantire che l'esecutivo, se in tutti gli stati del mondo dove la pubblica accusa è sotto l'esecutivo, solo l'Italia sarebbe l'eccezione, con la grande coerenza che ha dimostrato negli ultimi decenni? Di fiction, docufiction, inchieste vere o presunte, dove vanno, si va a mettere in dubbio delle sentenze date ormai per definitive. Parlo della sentenza per la strage di Erba, no? Lì sono state condannate Rosa Bazzi, Olindo Romano all'ergastolo. Adesso è uscita, magari qualcuno di voi l'ha vista, questa nuova docufiction sul diritto di Yara Gambirasio con Massimo Bossetti, che è già stato condannato all'ergastolo, dove si mettono dei punti di domanda, anzi si dice ma forse è un errore giudiziario. Ecco, la mia domanda è questa. C'è, sta andando, è di gran moda l'assalto alle sentenze definitive, e questo è un caso o si coniuga con quello che lei sta denunciando e dicendo? Cioè, io ho la sensazione che è finito l'epoca quando Berlusconi, Silvio Berlusconi, era Presidente del Consiglio, quindi c'era una grande difesa del lavoro della magistratura contro le leggi cosiddette ad personam, cioè c'era un muro di informazione a difesa dei magistrati, degli inquirenti, e qualsiasi tentativo di togliervi o degli strumenti, e no, è Berlusconi che vuole... Ecco, finito il periodo di Berlusconi, voi siete rimasti un po' da soli, o sbaglio? Ma un po' ce lo meritiamo, perché maggior parte della colpa ce l'ha la magistratura se siamo in queste condizioni. Noi in questo momento siamo al 36% di consenso, di fiducia, di gradimento da parte della cittadinanza. È un consenso bassissimo. Si è dimezzato quasi. Sì, esatto. Siamo messi veramente male come credibilità, perché noi magistrati non abbiamo saputo, non abbiamo voluto, non abbiamo avuto il coraggio, ci siamo preoccupati della nostra posizione, di mantenere la posizione, e non siamo più credibili. Faccio un esempio. Quando è successo il cosiddetto caso Palamara, dico cosiddetto caso Palamara perché per me è improprio dire caso Palamara, perché Palamara era un magistrato medio, conosciuto da tutti, lui ha fatto i primi 3 anni della sua carriera, li ha fatti a Reggio Calabria, io ero pubblico ministero a Reggio Calabria, ero la DDA, lui è venuto a Reggio Calabria come uditore giudiziario, poi dopo 3 anni se n'è andato alla Procura di Roma, quindi l'ho conosciuto, era normalissimo, non era stu genio, no? Sta usando un eufemismo. No, era una persona normale. Ho avuto sempre buoni rapporti. Non mi ha mai votato, non mi ha mai fatto votare, ma ho sempre avuto buoni rapporti, ci mancherebbe. Però dico, all'epoca col vecchio CSM, per essere nominati presidente di sezione, procuratore o di tribunale, ci volevano 13 voti. Mettiamo il caso in cui lui era bravo, era un ammaliatore. Poteva raccogliere 5-6 voti, ma per arrivare a 13 ce ne voleva. E quindi non era solo Palamara, ma a me pare che ha pagato solo Palamara. E allora, in quell'occasione, dal mio modestissimo punto di vista, cosa bisognava fare? Bisognava avere coraggio e convincere, iniziando il Presidente della Repubblica, convincere i componenti del CSM di dimettersi. Dimettersi, voltare pagina, l'opinione pubblica avrebbe detto qua, allora si fa sul serio, tutti a casa. Poi vi potevate anche ricandidare e magari vi avrebbero anche rivotato, ma intanto tutti a casa.
Senta, ma è vero, adesso mi hanno detto, lei è procuratore capo di Napoli, mi hanno detto, sì, che in una delle prime riunioni che lei ha fatto con i sostituti a proposito di... L'ho fatta il pomeriggio, ho giurato la mattina pomeriggio. Ecco, adesso non so se in quella riunione, in una delle prime riunioni lei ha chiamato tutti i sostituti e avete parlato anche di biglietti di calcio, delle partite, è vero questo? Sì, certo. Ce lo vuole raccontare? Ma i napoletani sono molto tifosi a Napoli. Napoli incontra i sostituti della procura più grande d'Europa, dove ovviamente sarà arrivato lì alle 7 di mattina, quando ancora non c'è neanche quelli delle polizie conoscendolo, e a un certo punto voi parlate di biglietti di calcio della partita del Napoli, perché? Perché il presidente del Napoli gentilmente aveva mandato una mazzetta di biglietti così di tribuna del Napoli calcio. E là lo chiamano presidente, non si chiama procuratore a Napoli, il procuratore di Napoli non si chiama procuratore, si chiama presidente. Presidente, dice, è arrivata una mazzetta di biglietti del Napoli, che facciamo? E come che facciamo? Li restituite? Allora guarda, dice, come restituite? Ma scusate, se io ero un operatore ecologico di Napoli, il presidente mi mandava i biglietti a me. Ma mi rimanda perché faccio il procuratore. E allora io ho detto, io ringraziate e restituite i biglietti. Cioè io, se voglio il biglietto, mi pago il biglietto e vado allo Stato. Stessa cosa per i teatri, arrivano continuamente. Cioè, allora posso raccontare un piccolo aneddoto, no? Non me ne voglia, procuratore. Allora è successo un fatto particolare. Allora, Natale scorso, degli amici del procuratore, adesso mi manderà a quel paese, praticamente, però questo già lo conosciamo tutti, il dottor Gratteri, però vi racconto questo aneddoto. Praticamente dei suoi amici di Roma vogliono andare a teatro a vedere Natale in casa Cupiello a Napoli. Posso raccontarla? Sì, va bene, la racconto uguale. Allora, cosa succede? Che non trovano più dei biglietti al teatro. Questo è il nostro vecchio adagio italiano: conosci qualcuno, mi puoi aiutare? Allora chiamano l'amico procuratore di Napoli, dico, ma non è che riesci a trovare dei biglietti? Lui si informa, poi chiama il comandante, non so di che livello, dei carabinieri, e il comandante dei carabinieri gli dice, sì, abbiamo dei biglietti omaggio. Ah, benissimo, portateli. Allora il comandante, l'ufficiale dei carabinieri, arriva con questi due biglietti omaggio per la coppia di amici suoi. E lui cosa fa? Ecco, io quando parlavamo delle scelte con Corrado Famiglia poc'anzi, Adolfo, no? Si parlava delle scelte. Ecco, cosa fa il procuratore? Prende i biglietti, vede questi biglietti omaggio e dice, benissimo, dice all'ufficiale dei carabinieri, fate una cosa, andate al teatro, ve li fate cambiare con due biglietti paganti, questo che lo guarda così, mi dite quanti soldi, così è andato? Sì, no? Certo, abbiamo pagato i biglietti. Ovvio. È normale. Cioè, le persone più ricche sono, più tirchie sono. La campagna, perché amo quella cultura contadina, quindi quando vado in campagna mi ossigeno a parlare con gli analfabeti, perché non hanno un retropensiero e mi guardano negli occhi e mi dicono quello che penso. E quindi io mi rilasso, perché per me la campagna è il mio psichiatra. E invece le persone ricche, non so se avete voi degli amici ricchi, stateci attenti e vedete quanto stanno attenti al denaro, ma hanno soldi che gli riescono dalle orecchie, eppure sono ricchi, perché non hanno l'animo generoso. Di domande e poi chiudiamo. Il procuratore, insomma, adesso è andato a Napoli, vivrà sempre blindato, io vedo i ragazzi della sua scorta che la seguono tanti anni, è riuscito, e facciamo un applauso anche a loro, bravi. È riuscito a mangiarsi una pizza margherita? Scusi la domanda un po' alla Marzullo. No. Ma lei non esce mai? Cioè, no, mangio a casa, io una volta, e mi richiamano queste cose, cioè la gente pensa, no, che io non aspetto altro che uscire, no, mi annoio. Ma la sera non vedo l'ora di tornare a casa, spogliarmi, stare in libertà,
non vedere e non sentire nessuno. E mi chiama una persona importante, mi dice: procuratore, stasera ci sono 300 delegati dell'UNESCO al Palazzo Reale, c'è il pranzo di gala, deve venire, non può mancare. Dico: guardi, ministro, non si arrabbi, non si prenda male, ma io non vengo. Mi sono da caso mangiato, sapete cos'è la frisa? Un pezzo di frisa con un pezzo di formaggio e una mela, ed ero l'uomo più felice del mondo. Ero rilassato sul divano come Fantozzi quando vedeva la partita di calcio davanti. Oppure, che so, chiama il presidente di una banca, una delle due o tre banche più grandi d'Italia, e dice: procuratore, deve venire a questo convegno importante sul terzo settore. Sì, certo che vengo, sì, infatti guardo mentre lui parlava, guardiamo l'agenda, c'era anche il rinarello del Goel, quindi ho detto: no, ci vengo, è una cosa importante, ci vengo. E dice: però, dice, stasera c'è la cena di gala, c'è Tizio, Kaiser, però lui mi nomi altisonanti, no? Dico: guarda, non si dispiace, ma non bene. Domani ci vediamo al convegno, sicuramente verrò con piacere. Cioè, perché questo? Perché non bisogna entrare in questa malattia che è l'apparire, l'esserci, gente che si ammazza per la prima fila, gente che mi dicono: c'è il palco come per tutti i procuratori, per la prima c'è il palco, ma no, guardi, non sono mai entrato in un teatro, non si preoccupi. Poi se vengo qualche volta mi compri il biglietto, ma vengo. Perché questo? Perché noi, la nostra credibilità passa dalla nostra coerenza. E noi siamo credibili solo se siamo coerenti tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, altrimenti siamo predicatori al vento. La gente ci segue, la gente crede in noi solo se ci vede seri, se ci vede coerenti. Nicola Gratteri, facciamolo un bel applauso, troviamo i libri qui a destra, il Grifone, l'ultima fatica letteraria, 24 libri con professor Nicaso, sempre Mondadori, e adesso abbiamo concluso questa quarta serata. Prima vogliamo salutare Anton Giulio Grande, vieni qui con noi a raggiungerci sul palco. Posso? Dottor Gratteri, buonasera. Volevo farle una domanda. Dopo quello che lei ha raccontato, questo scenario comunque drammatico che stiamo attraversando, cioè dove c'è una politica e delle riforme che sono distanti dal lavoro quotidiano che un magistrato svolge, ecco, parlava anche di prospettive, di saper guardare e anticipare anche il futuro per poter prevedere anche eventi catastrofici in merito anche alla criminalità. Ecco, noi oggi in questa situazione così di stacco, no, tra le realtà, dove stiamo andando? Possiamo fare ancora un'ulteriore previsione? Ma io penso che sostanzialmente chi ha il potere di legiferare deve calarsi nella realtà, non si possono fare riforme a freddo, non si possono fare riforme a tavolino, bisogna entrare nelle aule di giustizia per capire di cosa c'è bisogno, bisogna andare ad ascoltare le difficoltà sul piano operativo delle forze dell'ordine, capire le mafie a che livello di sofisticazione sono arrivati, a che livello di raffinatezza sul piano tecnologico sono arrivati, e quindi fare delle norme che servono a quantomeno ad eguagliare la modernità delle mafie per poterle contrastare e per poter arginare questo fenomeno. Purtroppo, ai noi, le riforme che stanno facendo in questi ultimi anni stanno solo rallentando i tempi dell'acquisizione della prova, la difficoltà ad acquisire la prova nella fase di indagini preliminari, e soprattutto stanno rallentando i tempi del processo, perché continuamente si aggiungono dei passaggi, dei sofismi perfettamente inutili, che hanno nulla a che vedere con le garanzie e nulla hanno a che vedere
soprattutto con la tutela delle parti offese. Grazie. Senta, in merito a un'altra domanda, il cittadino, lei ha parlato di una situazione di totale sfiducia nei confronti della magistratura, quindi stiamo attraversando un periodo storico di totale sfiducia nelle istituzioni, nella politica che dovrebbe tutelare, no? In ogni modo la vita, il quotidiano. Che cos'è? Dove stiamo veramente andando? Ma noi abbiamo bisogno, noi la colpa della poca credibilità della magistratura e soprattutto di noi magistrati, se non siamo credibili, vuol dire che non siamo stati rigorosi con noi stessi, vuol dire che non siamo stati feroci con noi stessi e quindi c'è bisogno di una forte rivisitazione e autocritica per poter ripartire, per poter rifondare quello che è il pensiero e il rigore nell'applicazione delle leggi e soprattutto nei nostri comportamenti, anche nella vita privata, per poter recuperare questo gap, per poter recuperare la fiducia nei confronti della gente, che è importante quanto è importante l'applicazione delle norme. Quindi molto bello quello che lei ha detto stasera, presentando quindi un modello di vita autentico, questo a prescindere, sì, perché, dal mestiere che si svolge. Sì, perché la nostra forza, la forza di ognuno di noi e la credibilità di ognuno di noi sta nella coerenza. Cioè noi possiamo essere bravi predicatori, bravi attori, ma se poi nella vita privata siamo i primi a calpestare lei o a fare i furbi o a approfittare delle opportunità che vengono date dalla posizione o dal potere che il ruolo, la funzione dà, noi non recupereremo mai questo gap e la giustizia sarà meno efficiente e anche meno credibile. Quindi riscoprire quello che è la dimensione del servizio. Certo. Grazie.